Professor Bubbio, lei ha detto piccolo e bello, ovviamente si riferiva ai distributori. Sì, però facendo una precisazione, piccolo e bello, ma se ci si organizza in un certo modo e quindi ad esempio facendo parte di un gruppo che però non sia soltanto un gruppo d'acquisto, perché quello che purtroppo caratterizzerà anche i prossimi anni è che i volumi che c'erano in passato non ci saranno più, quindi il gruppo d'acquisto classico perde una sua ragion d'essere, mentre invece se il gruppo d'acquisto diventa un modo per riuscire a fare per le aziende anche di non grandi dimensioni cose che non potrebbero fare da sole, questo è molto importante. Mi sembra che durante tutto il convegno sia emerso molto bene l'importanza di una cooperazione. Siamo in ipercompetizione, forse ci vuole una ipercooperazione. Quindi piccolo non è difficile se... Se, solo se, perché purtroppo piccolo, se rimane piccolo isolato, rischia di essere emarginato e questo un po' schiacciato, no? Un po'. Mi sembra che ci sia stato nel corso della mattinata un esempio molto bello che è quello del formicaio e della formica. La formica la si distrugge facilmente, la si uccide facilmente, il formicaio è indistruttibile e quindi questo credo che sia una metafora molto valida. Grazie. Allora, Schesari, altissimo, lo diciamo così, altissimo Schesari, lei ha detto unico e bello, spieghiamola meglio. Con unico e bello significa che se un'azienda vuole mantenere in un mercato che tende ad appiattire alcune volte dei vantaggi competitivi, deve continuare a interrogarsi su quali sono i motivi di un'unicità, e l'unicità però va ripensata continuamente sulla base di quali sono le nuove cose o cosa oggi vuole il cliente e il consumatore. E quindi la ricerca dell'unicità è un lavoro continuo, che però è una delle ragioni in cui uno si deve chiedere perché sul mercato e dove fa, altrimenti pian piano l'abbassamento dei margini e della competitività rischia di essere un procedimento irreversibile. È chiaro che alcune volte essere unici 10 anni fa o essere alla ricerca della differenziazione 10 anni fa era diverso da oggi, e spesso dobbiamo essere a fare il lavoro di ogni giorno ma avere il tempo di alzare la testa e pensare cosa sarà domani. Questo era un po' il messaggio, forse banale, ma che comunque ritengo che strategia e pratica non sono più qualcosa di differente, ma la pratica è pensare cosa fare domani per evitare di fare troppi sforzi o sforzi sbagliati dove non è più vantaggioso. Ma mai come negli ultimi mesi, settimane, sento dire che il ruolo dei consorzi sta per esaurirsi, che fra qualche anno non ce ne saranno più. Che ne pensa? Io sono più ottimista, sono dell'idea che i consorzi che abbiano solo la funzione di veicoli di intermediazione o di momenti per cercare di ridurre il costo delle transazioni è abbastanza finito, perché la comunicazione è sempre più facile, one to one, rischia di toglierlo. Se invece i consorzi stanno a ripensare il modo, soprattutto per le piccole e medie imprese, di pensare insieme, di progettare insieme e di far sì di fare quell'economia di scala, ma soprattutto non di scala, non solo, di esperienze, di conoscenze, invece hanno un grande futuro, perché la piccola e media impresa rischia di essere da sola, e se non ha dei momenti di condivisione con gruppi competitivi, non solo associazioni di categoria, rischia di non accorgersi cosa avviene, travolta dal giorno va come un fiume ma non sa dove va il fiume. Se invece i gruppi in quel modo si avranno una connotazione strategica, il difficile qual è? Che se i gruppi, i suoi manager sono solo remunerati sul quanti premi prendono, quanti sconti, rischiano di andare verso quella parte, e quella non è una strada che può andare e dal futuro. Se invece sapremo anche le persone che li dirigono e i gruppi pensare che sono modi per competere efficacemente in altre cose in altre aree del valore, ancorché non siano immediatamente percepibili in sensi di maggiori premi o un percentuale di sconto, hanno invece un grande futuro. E si dimostra che anche nella crisi, i dati di Trade Lab e di Angaisa te lo dicono, che comunque lo stare insieme, pur con tante difficoltà, aiuta a pensare. Aiuta a pensare, perché pensare al futuro è difficile. La piccola e media impresa da solo credo che faccia molto più difficoltà. È chiaro che, come ho detto, non basta essere consorzi per essere o essere gruppi per fare, devi ripensarlo in maniera diversa, compreso le remunerazioni e gli incentivi per chi li guida e coloro i quali li guidano, che spesso magari fanno più difficoltà a far capire alla base investimenti che non abbiano immediatamente un risultato
ritorno, ma sono investimenti nel medio termine per la sopravvivenza. Questo è il mio pensiero. Caro Presidente, che questa volta deve svolgere un doppio ruolo, cioè deve essere un po' Capriotti e un po' Presidente. Allora, ce la farà? Sì, penso di essermela cavata abbastanza bene, dai. Ora mi dispiace per Tiberio che è un po' il nostro... Ti salutiamo ovviamente, però è il nostro, diciamo, faro che dirige sempre questi eventi. Comunque penso è lui l'anima di Delfino. Allora, dunque, intanto 12° meeting, se non sbaglio, mi corregga se il numero ma è giusto, è giusto, 12°. Siamo a Praga, un posto bellissimo, e mi pare che anche questo convegno, questo meeting sia stato molto bello. Vero? Sì, è bello innanzitutto perché cresciamo tutti gli anni, i soci aumentano, gli affiliati aumentano, cerchiamo sempre di innovarsi, anche tutta la parte dello speed date ha lasciato molto soddisfatti i fornitori e il convegno penso sia stato molto interessante. Sì, oratori di primo piano che hanno detto delle cose molto interessanti, che hanno tenuto molto sveglia la platea, direi, fino alla fine. Sì, molto interessanti e molto coinvolgenti, ecco, penso che la platea sia stata molto colpita da quello che è l'evoluzione e da quello che è il quadro generale, cioè non si tende più a dare delle soluzioni, ma si tende solo a dare dei pensieri da svolgere nel tempo, ecco, dei temi. Bene, il convegno diciamo che è andato bene, il meeting è andato bene, ma io vorrei sapere come sta Delfino. Delfino sta benissimo, tutti gli anni aumenta nel numero dei soci, quest'anno abbiamo portato a termine un obiettivo molto importante che è quello del nostro listo catalogo, del nostro prodotto a brand, è stato diffuso, entro la fine del 2017 usciremo con il nuovo catalogo, sarà implementato, sarà migliorato. Presto spero che avremo anche un sito internet dove potremmo anche implementare con altre cose il nostro catalogo, migliorarlo e migliorare il servizio che metteremo a disposizione dei soci. Ecco, ve l'ha detto Bubbio, piccolo e bello, nel senso che voi siete piccolini ma mi pare pieni di forza, di energia e siete in una bella situazione. Piccolo e bello, è molto impegnativo, ogni giorno giustamente come hanno detto i professori ci dobbiamo inventare un po' il nostro lavoro, ci dobbiamo inventare delle soluzioni, però fare gli imprenditori a questo livello oggi vuol dire questo, essere diciamo coinvolti non al 100% ma al 200% nel lavoro dell'azienda. E poi Schiesale vi ha detto unico e bello, avete voi una vostra unicità? Sì, abbiamo una nostra diciamo, peculiarità, ecco, abbiamo delle specificità perché riusciamo in qualche modo a coinvolgere gli associati in tutta una serie di attività che sono proprio direi la forza del nostro gruppo, il coinvolgimento dei soci nelle attività di gruppo e direi che è la forza principale del gruppo Delfino. Che ora è composto da 40 soci, se non sbaglio? Sì, esatto, sono 40 soci, sono un numero molto impegnativo per gli addetti, per tutti noi, però cerchiamo sempre di dare il nostro meglio. Ecco. Per me questo era il nono meeting Delfino, fra un po' mi darete anche la qualifica di socio ad honorem. Non le chiedo dove ci troveremo la prossima volta, ma le chiedo che cosa vorreste fare, che cosa sognate di fare da qui al prossimo meeting, nel prossimo anno? Cosa sogniamo di fare? Sicuramente vorremmo sviluppare il nostro brand Delo, che c'è già un programma definito di investimenti, quindi vorremmo creare sicuramente uno sviluppo del nostro brand a marchio. Poi abbiamo in mente altre attività che coinvolgeranno i soci per migliorare diciamo quello che è l'interagire tra la società Delfino e gli associati, quindi faremo tutto quello che è possibile dal punto di vista informatico, dal punto di vista operativo per migliorare i rapporti con i soci. Crescerete, andrete in altre regioni?
Questo al momento non lo sappiamo, abbiamo dei contatti con degli altri possibili associati che ovviamente vengono curati dai nostri funzionari, speriamo di crescere ancora, anzi direi che ci sono le premesse per crescere ancora. Bene, chiudiamo salutando di nuovo Tiberio allora. Allora Tiberio, un saluto particolare.